Salve Giovanna, buongiorno Donna Maria. Lo sai dov'è tuo marito Domenico? Ha scherzato per troppi anni col fuoco ed ora si sta scottando, ma io lo avevo avvertito. Addio. Correva l'anno del Signore 1583. Per la maggior parte degli abitanti di Montereale Valcellina, piccolo paese di montagna del Friuli occidentale, fu un anno per nulla diverso da molti altri. Ma per il mugnaio Domenico Scandella, detto Menocchio, quell'anno segnò la fine della tranquilla vita fin lì trascorsa. Da quel momento, infatti, una pesante accusa lo condusse innanzi al tribunale del Sant'Uffizio. Divenne Menocchio l'eretico. Salutate, pronti? Via, salutate! Cipolla, serve per piangere. Ora vediamo se funziona. Inizia l'effetto. Ah! Il ketchup per simulare il sangue. Ah! Fermati a dire la scopita. Siete una famiglia di matti, uno che crede di andare. Parla con tua figlia Stefania, guarda la Silvia. Entra. Chiudi la porta, chiudila, chiudila. Assicurati che sia chiusa, sei il padrone di casa. E adesso falla a pezzi. Forza, una scena mai prevista, dai, uccidile. Ciao, nonna.
Thank you.